All'Atalanta, oggi ospite d'eccezione a Zingonia, il coordinatore delle nazionali giovanili azzurre, Arrigo Sacchi, è stato in visita al centro Bortolotti. Sacchi, accompagnato dal suo collaboratore Maurizio Viscidi, ha incontrato tutti gli allenatori del settore giovanile dell'Atalanta. Alla riunione erano presenti anche Mino Favini, responsabile tecnico del vivaio nerazzurro, la D Luca Percassi, il direttore generale Roberto Spagnolo e il DS Gabriele Zamagna. Alle 14.30 Arrigo Sacchi ha poi incontrato i media, ovviamente c'eravamo anche noi. Un mercoledì pomeriggio con tanto di ospite d'onore, quello vissuto al centro Bortolotti di Zingonia, il visitatore illustre Arrigo Sacchi, ora coordinatore tecnico delle nazionali giovanili, dall'Under 21 all'Under 16, che ha varcato i cancelli del quartiere generale atalantino per incontrare i vertici societari e tecnici nerazzurri. Al fianco del presidente Antonio Percassi e del responsabile del settore giovanile Mino Favini, ha poi anche scambiato quattro chiacchiere con la stampa. Abbiamo voluto iniziare dall'Atalanta per alcuni motivi. Uno, come riconoscimento a questa società che ha sempre fatto del settore giovanile il proprio fiore all'occhiello. Seconda cosa, perché sappiamo che il presidente Percassi è un convinto estimatore del lavoro giovanile. Io sono per gli innovatori, sono per chi ha coraggio di fare e non per chi dice ma il calcio è sempre lo stesso, che non è vero. Se fosse sempre lo stesso sarebbe uno spettacolo démodé e quindi non avrebbe il seguito che ha. Questa è stata una visita tecnica dove così abbiamo espresso io e il mio collaboratore Vici di Maurizio le nostre convinzioni, che cosa crediamo, che cosa desidereremmo, qual è il sogno che abbiamo. Beh, il sogno sarebbe quello che un po' sempre stato il biglietto di visita che abbiamo cercato di avere, di vincere e convincere. E per quanto riguarda il settore azzurro venire, di creare dei giocatori più completi, giocatori che sappiano giocare al calcio, che sappiano e avere squadre che siano protagoniste non solo nel risultato ma anche nel modo. Protagonisti cosa vuol dire? Non subire il gioco dell'avversario e imporre il tuo. Finché noi pensiamo che il calcio sia una rivendicazione sociale e conta solo la vittoria, a prescindere dal merito, cresceremo poco. Il giorno in cui chiederemo la vittoria attraverso il merito, cresceremo molto. Poi, dopo le scuse di Borgonovo, due battute anche sulla famosa partita di Coppa Italia Atalanta-Milan del 1990. Non abbiamo avuto lo spirito sportivo giusto, però errare humanum est, l'errore c'era stato e abbiamo sbagliato.